Da quanti anni lei fa l'abbonamento per l'Avellino? Da una vita. Adesso ce n'ho 45, è la prima volta che sono venuto allo stadio con mio padre, avevo 7 anni, figurati che la giornata che ha fatto il terremoto stavo qua con mio padre. Quindi in Serie B, in Serie A, in Serie D l'ho sempre fatta e sempre la farò. Signora, lei è qui per... Fare gli abbonamenti. Da quanti anni segue l'Avellino? 40 anni. Scusate se è poco. Sì, è molto fiducioso. Secondo lei dove può arrivare? Ma penso che quest'anno faremo, come ha detto il presidente, una buona posizione di classifica nella parte sinistra. Perché se non si parte con fiducia, si parte già sfiduciata, abbiamo perso già in partenza. È inutile. La massima fiducia, ma questa era alla base, a prescindere dalle persone, cioè sia di Novellino che dei giocatori. L'ingresso di De Cesare ha influito anche su questa scelta? Da Fa piacere, però aver fatto l'abbonamento lo stesso. quanto tempo fa l'abbonamento? Sono ormai più di 30 anni. Dove? Tra curva e tribuna. Quest'anno dove lo farà? Curva. Non guardo gli acquisti, che arrivano giocatori bravi, validi, mi fa piacere. Però non faccio l'abbonamento guardando prima gli acquisti e poi faccio l'abbonamento. Io l'Avellino lo amo a prescindere, non esiste. Potete chiedere agli amici che io dico sempre, per me quest'anno l'Avellino andrà in Serie A, non lo so, è a pelle. Mi sento una cosa a pelle che l'Avellino va in Serie A, ma o Didacchio, o senza Didacchio, o Donnarumma, o Tacconi, o Gubidoso, chi ci sa, quest'anno andiamo in Serie A. È una mia sensazione, non lo so da dove mi viene questo fatto qua.